Si possono mangiare i grassi per dimagrire? La risposta è sì. Seguimi. Eccoci tornati sul canale YouTube, dottor Lorenzo Viri al microfono, e oggi parliamo di diete a base di grassi. Diete a base di grassi che sembrano un controsenso, in quanto insomma ci hanno sempre raccontato, no, i dettami ufficiali delle linee guida, che i grassi sono gli arcinemici di tutto quello che riguarda il dimagrimento, il mantenimento di una salute ottimale e così via. E invece vedremo il perché diete a base di grassi sono così in voga ora e sono soprattutto così funzionanti per raggiungere questo tipo di obiettivi in molte casistiche di persone diverse. Quindi anzitutto vediamo un pochino i grassi, perché sono sempre stati additati come nemici, no? Perché semplicemente al calorimetro, quindi quando andiamo a capire il potere calorico di un alimento, semplicemente un grammo di grassi ha la capacità di produrre circa 9 kcal per appunto per ogni grammo bruciato. E questa cosa ovviamente rispetto a carboidrati e proteine, che ne danno solo 4 a parità di grammo, è chiaro che ha da subito messo in allarme chi ragiona esclusivamente a deficit calorico in termini nutrizionali. E dunque, se io voglio dimagrire, devo mangiare meno calorie, e questo chiaramente è una regola che vale, non è una regola completamente sbagliata, anzi. E allora, cosa devo fare per mangiare le mie calorie? Devo ridurre tutto quello che ha alto potere calorico per mantenermi nelle mie calorie, che sono sostanzialmente i grassi, eccoli additati come colpevoli del fallimento di molte diete. In questo periodo storico, dove appunto queste diete, come la dieta chetogenica, le diete low carb, le diete carnivore, sono certamente molto discusse, se ne parla molto anche in TV, come magari hai già visto nell'ultimo periodo anche nei media più grossi italiani, si sono create proprio delle fazioni, come una sorta di fanatismo religioso, quando in realtà dobbiamo parlare di scienza, tra chi è pro o contro questo tipo di alimentazioni, a prescindere dai concetti che andremo a esporre ora. Quindi troverai il dottore, il personaggio pubblico che ne parla molto bene, e troverai il personaggio pubblico che ne parla invece molto male, con scontri, urla nelle trasmissioni, casino. Perché questi tipi di diete sono diventate così famose? Beh, perché in realtà perché funzionano. Di solito un qualcosa che va semplicemente per una questione di moda dura quel che dura, 2, 3, 4 anni, e poi la parabola di conoscenza diventa sostanzialmente discendente. Le diete chetogeniche e low carb non solo sono presenti nel mondo nutrizionale da ormai decine di anni, dalla dieta Atkins di appunto Robert Atkins, che è una forma di dieta chetogenica protocollata, parliamo degli anni 70, insomma si è sempre parlato di chetogenica, e di fatto di diete a alto tenore di grassi se ne parlava ancora prima, per certi casi di epilessia da gestire. Dunque parliamo di diete non certo semplicemente modaiole, e qualcosa che rimane per 50 anni come protocollo di dimagrimento è qualcosa che certamente ha a che fare con il successo delle persone che la seguono. E inoltre è così famosa perché poi è stata anche marketizzata molto bene, nel senso che molte case che produttrici di prodotti sostitutivi e così via hanno creato i loro protocolli, che poi nutrizionisti, medici o altre figure magari non perfettamente e legalmente in allineamento col fatto di poter distribuire questi prodotti, ma ok, lasciamo perdere, hanno iniziato a distribuire questi prodotti come dieta chetogenica, e immettendoli nel mercato, e dunque aiutando a divulgare, anche se non è proprio la dieta chetogenica corretta e è concepita nella maniera corretta, a divulgare questo nome nell'ambito di tutto quello che è il panorama di chi vuole dimagrire. Oltretutto diventa molto famosa per i suoi risultati, perché promette, e spesso e volentieri ci azzecca mediamente, di dare risultati più rapidi e più veloci rispetto ad altri tipi di diete convenzionali, quindi a partire da diete mediterranee, comunque a basso tenore calorico generale. Vediamo perché funzionano così bene questo tipo di diete. Beh, anzitutto, questo tipo di diete sono molto interessanti per chi? Per chi, come spesso accade nella popolazione, ha due, principali, situazioni a livello di stile di vita da gestire.
La prima è la sedentarietà, persone che non fanno particolare movimento, quindi persone che si allenano molto poco o non si allenano affatto, ormai tipico della nostra società. Questa è una cosa che non va bene, ovviamente, ma l'incentivo all'esercizio deve esserci sempre. Però in questi casi questa dieta è molto interessante. E in parallelo persone che hanno difficoltà a gestire carichi di carboidrati anche medio-piccoli durante i pasti. Perché? Perché magari si trovano già in quella situazione di insulinoresistenza lieve o già più marcata e dunque hanno tutti quei sintomi postprandiali e anche dagli esami del sangue che ci confermano il fatto che questa dieta certamente può andare bene per loro. Perché? Perché i carichi di carboidrati che introduciamo sono molto piccoli e dunque ritorniamo a un metabolismo con meno insulina circolante certamente più efficiente anche in termini di ossidazione dei grassi. Ecco perché queste due casistiche, che in realtà sono davvero molto diffuse nella popolazione generale e spesso anche in realtà nella stessa persona, sedentarietà e insulinoresistenza, sono due condizioni per cui la dieta chetogenica effettivamente è molto molto efficace. L'abbiamo detto adesso, perché? Perché gestisce i livelli di insulina e di glicemia in maniera certamente più virtuosa, non avendo mai di fatto né picchi glicemici e di conseguenza picchi insulinici durante la giornata. Il meccanismo della chetosi è un meccanismo che certamente ci aiuta anche nel sostenere una dieta. Perché? Perché questo tipo di condizione, che è la chetosi, indotta dall'aumento dei grassi nella dieta e la diminuzione parallela dei carboidrati, va a creare quella situazione in cui anche la gestione del senso di fame e quindi della sazietà durante il giorno è molto più facile da gestire. E appunto in persone che magari hanno queste difficoltà nel quotidiano di gestione della fame e così via, abbiamo una possibilità di rendere paradossalmente più sostenibile questo tipo di dieta. Noi vogliamo quindi mantenere questo stato di chetosi permanente, chetosi sempre fisiologica, chetosi che il nostro corpo tollera benissimo e gestisce senza particolari problemi, proprio per mantenere un metabolismo che ossida i grassi. I grassi sono coloro che, quando vengono ossidati, permettono le produzioni di chetoni che vogliamo ottenere. Ed ecco perché questo tipo di dieta è più efficace in questi casi di persone che si approcciano alla dieta, ed è una dieta che dunque genera molti risultati e anche, perché no, rapidamente rispetto a magari altri approcci che si sono provati in passato. Attenzione, non è una dieta di 21 giorni, non è quella dieta che, come dicevo prima, è fatta di pasti sostitutivi e di 500 calorie per 21 giorni per creare un effetto macro rispetto al peso perso. È una dieta vera e propria che si fa con cibo vero, che dura più di 21 giorni, infatti i 21 giorni sono semplicemente il primo step di keto adattamento, quindi adattamento del nostro metabolismo alla chetosi e all'usare correttamente i chetoni a scopo energetico, e certamente sono quel lasso di tempo, diciamo, entro cui il nostro corpo, adattandosi, inizia a sfruttare correttamente tutti i vantaggi di questo tipo di dieta. E dunque, quando parliamo di dieta chetogenica, parliamo di una dieta vera e propria con cibo vero. Ricordatelo sempre questo, che non è la dieta dei prodotti sostitutivi che trovi nelle varie magari farmacie e così via, o che trovi distribuite da alcuni miei colleghi. Non è assolutamente questo, ma è una dieta che si fa con cibo vero. Ed è una dieta che ha le sue criticità, come molte diete. Quindi non basta semplicemente mangiare tutto quello che è grasso o mangiare a caso tante proteine, perché così vediamo cosa succede. È una dieta che ha delle vincoli abbastanza importanti tra proteine, carboidrati e grassi, che vanno mantenuti e che non possono essere snaturati. Ha dei limiti su alimenti consentiti e non consentiti, e abbiamo una bellissima playlist sul mio canale YouTube che è proprio cosa devo mangiare in dieta chetogenica. E inoltre ha certamente delle criticità, cioè ci sono persone che non possono fare questa dieta, e anche qui ho fatto un video specifico su chi può o chi non può fare la dieta chetogenica, trovi il link qui sotto in descrizione, in modo tale che tu abbia chiaro anche se puoi approcciare questa dieta oppure no. E il mio consiglio è, almeno per un primo periodo, per imparare bene a fare le cose, fatti seguire da una persona esperta che può guidarti nello scegliere correttamente che tipo di dieta effettuare, chetogenica o meno, e come impostarla correttamente secondo i tuoi esami del sangue, le tue patologie, le tue esigenze e i tuoi obiettivi. Se ti è piaciuto questo video, metti like, iscriviti al canale e attiva la campanella per rimanere sempre aggiornato sulle mie prossime pubblicazioni. Ci vediamo al prossimo video.